Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Doki Doki Literature Club. Nell'ultima puntata abbiamo letto ed analizzato per quanto c'è possibile al momento, anzi abbiamo fatto anche un po' di più, la poesia, la prima poesia di Sayori, perché non sarà l'unica. Spero che la cosa vi sia piaciuta, anzi, so già che a molti di voi la cosa è piaciuta perché mi avete scritto in privato, mi avete detto tante belle cose. A molti altri non è piaciuta, ma era ovvio. E adesso ci troveremo a leggere le altre poesie delle altre tre ragazze, o meglio, ci dovremo scambiare le poesie. Come vi ho già detto nella scorsa puntata, non preoccupatevi, non impiegheremo tutto il tempo che abbiamo impiegato nella scorsa per una poesia. Queste due sono molto più brevi, mettiamola così, non semplici, brevi. Mentre per quella di Monica non so come andrà a finire, insomma non so come... come finiremo questo episodio, ecco. Ora, prima di iniziare del tutto, molte persone mi hanno chiesto, dato che ho espresso la mia passione per le poesie, mi hanno chiesto qual è la mia poesia preferita, alcuni qual è il mio poeta preferito, eccetera eccetera. E sì, perché c'è anche chi mi ha chiesto se ce l'ho, sì, ho un poeta preferito, ho delle poesie preferite, ripeto, tutto questo lo devo grazie ad Amila, che era la mia professoressa di letteratura delle superiori, e non vedrà mai questi video perché non è proprio ovviamente la persona che va a guardare video di videogiochi, tantomeno di un videogioco come questo, ma boh, non lo so, io ci tengo a ringraziarla comunque perché... mi ha insegnato veramente la passione per la poesia e per questo motivo ho un poeta preferito e una poesia preferita, che è del mio poeta preferito ovviamente. E non voglio dirvelo adesso, ve lo dirò nel prossimo episodio. Alla fine del prossimo episodio non ve la leggerò io, ve la farò vedere / ascoltare. Nel mentre... mi farebbe piacere che voi tiraste ad indovinare, come vi ho detto, le poesie sono una cosa molto personale, no? Soprattutto quando le si scrive, ovviamente, però anche sapere, no? Per esempio, trovi uno e gli chiedi qual è la tua poesia preferita, ti fa, la mia poesia preferita è Infinito, di Leopardi. E fai, ok, cioè ti sei già fatto una mezza idea di quello che può piacere a quella persona, no? Oppure, non lo so, c'è chi ti cita. Vabbè, altre poesie, non stiamo adesso a perdere tempo ad analizzare le poesie. Comunque, mi fa piacere sapere quale vi viene in mente, quale potrebbe essere la mia poesia, il mio poeta. Sparateli nei commenti che poi nel prossimo episodio alla fine io ve lo dico. Punto e basta, discorso chiuso, andiamo a leggere, anzi, scambiamoci le poesie con Natsuki. Prima che qualcuno mi faccia un attentato. Natsuki, leggi la nostra poesia. Attimi di silenzio prolungati. Beh, è quello che mi aspettavo da uno come te. Sei un po' troppo schietta. Beh, scusami tanto, non ho mica detto che è pessima, è solo che non mi ha suscitato nessuna emozione. Quindi, in poche parole, non è abbastanza carina per i tuoi gusti? Te la frecciatina, no? Vuoi uno schiaffo? E qui è stupendo perché tipo in inglese lei non usa proprio la parola slap, cioè proprio schiaffo, no? Usa proprio una parola che sta a indicare un po' che sì, significa te do uno schiaffo, ti do una manata, ma sembra un po' un ora te meno, capito? È più, ancora più aggressivo, capito? È molto carina sta roba in inglese, che comunque in italiano l'ho tradotto benissimo con un vuoi uno schiaffo? E lui, passo volentieri. Sig, è triste, no? Che non ci può dare uno schiaffone. Beh, credo che ora dovrei mostrarti la mia. Anche se so già che non ti piacerà. Come al solito la musica. Massima attenzione alla musica. La stessa identica... e lo stesso identico tema e la stessa identica canzone che ascoltiamo tutto il tempo, ma variata. Sentite. È semplicizzata all'estremo. Sono stati tolti tutti gli strati armonici fino a lasciarne solamente lo scheletro, solo l'essenziale per far capire che è quella canzone lì. In più tutti gli strumenti sono stati cambiati con strumenti bambineschi, uno xilofono, una specie di
trombettina, sentite, questo strumento qua che è uno strumento a fiato, una simil flauto, una roba strana, quasi proprio un flauto di quello da scuola media, sentite. E ora, ora preciso è finita, ma proprio semplice, base, bambinosa, esattamente come il carattere di Natsuki o Natsuki, semplice, base, bambinoso. Ragazzi, questa è proprio... Non lo so se vi viene voglia... Io quando ho visto sta roba mi è venuto voglia di alzarmi in piedi e fare un applauso. Proprio... Ma che capolavoro! Ma che capolavoro! Proprio una cura per i dettagli... Incredibile! Incredibile! Sentite qua che roba! Sembra proprio, sì, il flautino delle medie, sentite! Quello schifoso della Yamaha che ti fanno suonare le medie, che fa quel suono orribile, bruttissimo! Quello strumento, proprio quello, Che meraviglia! Ma andiamo a leggere... Questa poesia che rispecchierà la musica, no? Come vi ho detto. La poesia si intitola Le aquile possono volare. Il corpo è: le scimmie possono scalare, i grilli possono saltare, i cavalli possono gareggiare, i gufi possono cercare, i ghepardi possono correre, le aquile possono volare, le persone possono provare. E questo è quanto. Proprio anche questa, sentite... Che pugno, è una gomitatina nello stomaco, tra lo stomaco e i reni, proprio, tan, sta poesia, perché tutta allegra, semplice, spensierata, anche la calligrafia, vedete, anche la calligrafia cambia ovviamente, il font usato per scrivere sta a simulare la calligrafia della persona e anche qui c'è un'ottima cura nella scelta del font, molto semplice, molto base, bellissimo però. Veramente bellissimo. Ma andiamo ad analizzare bene un attimo questa poesia, che come vi dicevo è molto corta, molto semplice, molto carina, no? Abbiamo un paragone tra i vari animali e quello che possono fare meglio, no? Le aquile possono volare, le scimmie possono scalare, eccetera, eccetera, no? I ghepardi corrono. E tutto questo è un elenco, in rima, fino ad arrivare alle persone, ovvero agli esseri umani, dove dice le persone possono provare. E questo è quanto. E si interrompe la rima qua. Ora, io credo ci siate già arrivati da soli, no? E questo è quanto sta per dire, nel senso, non è in quanto conclusione della poesia. E questo è quanto, boh, poesia finita. Ma, e questo è quanto riguardo al fatto che le persone possono provare. Cioè, sta a indicare che le persone possono solo provarci, non riuscirci. Sentite il peso? Lo sentite adesso? Che se riflettete su sta cosa? Le persone, gli esseri umani, possono solo provarci, non possono riuscirci. Perché, e questo è quanto, ok? Se fosse finita con le persone possono provare, saremmo rimasti con il dubbio che loro possono provare, non sappiamo se ci riescono o meno. No, no. Quel e questo è quanto mette il punto alla faccenda. Mette... ci dà la sicurezza, secondo l'opinione di Natsuki, che le persone possono solo provarci, non riuscirci. Possono provarci. E basta. Questa poesia è pregna, pregna di un senso di arrendevolezza e di negatività enorme. Come se la persona che ha scritto questa poesia avesse perso completamente la fiducia negli esseri umani e nelle capacità di un essere umano. È veramente tosta questa poesia, per al tempo stesso per quanto è semplice. E difatti semplice con semplicità della musica, bambinosità dei temi, perché si fanno paragoni con gli animali, che gli animali da sempre sono una tematica piuttosto infantile, con la musichetta, con il flautino delle medie. Io credo che adesso cominciate a capire perché sto inneggiando al capolavoro fin dall'inizio di questo. E lo ripeto tante volte, lo so che sono un po' petulante con questa storia del capolavoro, ma perché è vero, io non mi trovavo di fronte a un capolavoro del genere da diverso tempo, da diverso tempo. Insomma, quindi abbiamo capito, insomma, la poesia di Natsuki, che è una poesia a tutti gli effetti, per quanto possa sembrare una prima occhiata, carina, è in realtà una roba un po' pesantina, un po' negativa. E qui ci dovrebbe sorgere il dubbio. Ormai sappiamo bene, l'abbiamo imparato tutti quanti, che la poesia esprime l'inconscio di una persona, esprime un lato dell'anima, del cuore, un lato interiore profondo della persona, no? Dello scrittore. E quindi qua, cavolo, ci verranno dei dubbi. Come cosa potrà aver portato questa bambina a
a scrivere questo, ad essere così negativa, ad essere così arrendevole verso il genere umano, ad aver perso la fiducia nelle persone così giovani. Lei è la più piccola di tutti. Non possiamo saperlo, questa poesia non ci può dire che cosa l'ha portata a questo. In realtà lo possiamo immaginare ed è anche molto facile immaginarvelo. E qui io ve lo dirò. Perché ve lo dirò? Perché in questo gioco noi dovremo intraprendere dei percorsi, ok? E ogni percorso che noi intraprenderemo escluderà tutti gli altri. Quindi non potremo in nessun modo, in una sola run, andare ad esplorare i percorsi di ogni ragazza, ok? Ovvero, ve lo faccio intuire, flirtando con una ragazza, intraprendendo un corteggiamento ad una determinata ragazza, noi intraprenderemo il percorso di quella ragazza, che ci porterà a conoscere meglio quella ragazza e a capire un po' tutto di quella ragazza, no? Quindi se io ci provo con Sayori, non potrò provarci anche con Sayuki. No, che cazzo ho detto? Con Natsuki. Perché le poesie o le faccio per Sayori o le faccio per Natsuki, no? Non posso farle per tutti e due. Vi posso dire che Natsuki sarà l'unica ragazza che non andremo ad approfondire in questa run. Avremo modo anche di approfondire Yuri, oltre a Natsuki. Scusate, oddio, sto andando in tilt. Di approfondire Yuri, oltre a Sayori. Ma Natsuki non ne avremo proprio modo, se non caricando i salvataggi e facendo dei magheggi molto particolari, che però, per mia volontà, non faremo in questo video. Quindi Natsuki ci rimarrà un po' oscura, non riusciremo ad approfondirla e quindi ci penserò io. Nel senso, non l'approfondirò come approfondirò le altre, ma vi dirò cose. Ora, in questo caso, io posso dirvi la prima cosa che viene in mente ad una persona che si chiede cosa possa aver portato una ragazzina così piccola, così giovane, ad avere questo pessimismo verso il genere umano, questa lieve misantropia. Generalmente nei ragazzi, anzi nei bambini, e questo si protrae fino all'adolescenza, poi dall'adolescenza subentrano una quantità di variabili e sfumature nella personalità dell'essere umano che vanno a rendere queste interpretazioni molto più difficili e che richiedono un approfondimento incredibile con la persona. Ma nei bambini c'è un denominatore comune che vale, è universale, vale per tutti i bambini. Quando un bambino ha qualcosa che non quadra, il problema è sempre da ricercarsi nell'ambito familiare. Sempre! Non c'è ma! Non ci sono eccezioni. No, oddio, in realtà un'eccezione c'è, in tal caso il bambino abbia subito abusi da parti esterne, ma i risultati nel carattere e nell'espressività del bambino sono comunque diversi, ok? Non come questi. Una totale arrendevolezza da parte di una ragazzina così giovane, che possiamo addirittura etichettare come bambina, perché Natsuki è una bambina, ok? Può essere derivata solo dal suo ambito familiare. Perché per un bambino i genitori sono Dio, ok? Sono tutto. Sono il punto di partenza, l'inizio, il continuo e la fine. Sono il punto fermo, il cardine, sono tutto ciò che ti direziona nella vita, che ti forma, che ti crea, che ti porta a plasmare tutto di te, non solo il tuo carattere, ma anche le tue passioni. Per certi versi sembrerà stupido, ma anche il quoziente intellettivo, per certi versi, attenzione. Così come il tuo orientamento sessuale è derivato gran parte dal complesso di Edipo e il complesso di Elettra che si ha con entrambi i genitori. Insomma, i genitori sono, così come tutta la famiglia, quindi anche fratelli, ma in maniera minore, vanno veramente a plasmare la persona. E il bambino, che in quanto bambino è ancora piccolo, quindi ancora molto chiuso nell'ambito familiare, che non ha avuto neanche tempo di avere determinate esperienze personali al di fuori della famiglia, se palesa dei problemi, delle non anormalità, però diciamo, se palesa qualcosa di atipico, il motivo lo possiamo andare, possiamo risalirlo tranquillamente nell'ambito familiare. Quindi noi da questa poesia possiamo intuire che qualcosa, non possiamo intuire cosa, ma possiamo intuire senza problemi che qualcosa nell'ambito familiare di Natsuki non va come dovrebbe.
Io in questo momento potrei dirvi cosa, visto che non andremo ad approfondire la faccenda, ma non ve lo dirò adesso. Ne parleremo più avanti, cosa c'è che non va nella famiglia di Natsuki, anche perché avremo altri dettagli, ci verranno lanciati altre frecciatine riguardanti Natsuki che ci faranno intuire. In realtà alcune ci sono già state lanciate, io vi ho evidenziato alcune frasi in passato, negli episodi precedenti, quando si parlava di Natsuki. Vi ho detto, oh ma guardate questa, ricordatevi questa. Se vi lo siete ricordati, quali erano che io vi dicevo di ricordarvi di Natsuki? So che vi sto dicendo di ricordarvi tutto, ragazzi, sarà difficilissimo. Se non ci siete riusciti, non preoccupatevi, avremo modo di riparlarne. Ma se ci siete riusciti e adesso in questo momento sapete di cosa sto parlando, forse vi sarà venuta qualche idea, forse. Ma basta, appunto, siamo arrivati alla fine dell'interpretazione della poesia di Natsuki. Come vi ho detto, è stata molto più breve di quella di Sayori. E la musica ritorna normale. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. No, mi piace. Che? Non mentire. Non sto mentendo. Perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh, attenzione adesso. Perché sì. A scuola tutti pensano che per scrivere delle poesie sia necessario essere raffinati, quindi la gente non prende sul serio ciò che scrivo. Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia? Essere liberi di esprimere se stessi? È la verità. Lo stile non compromette il significato. Cavoli, questa è tanta verità. Queste sono proprio le parole di Dan, non del nostro protagonista che non ne sa niente di poesia. Sì, esatto. Mi piace quando è facile da leggere, ma d'impatto. Come questa poesia. Vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggiante. Attenzione, in questa frase io posso dirvi, senza ombra di dubbio, che lei ovviamente a chi si riferisce? No, potete capire anche voi, a chi si sta riferendo? Forse no, forse ancora non potete capirlo, tra 5 minuti lo capireste. Ma ve lo dico subito, in modo da semplificarvi le cose e togliervi un po' di roba che dovete tenere a mente. Si sta riferendo a Yuri. Perché dice, vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggiante. Lei intende le poesie di Yuri, che vedrete. Yuri, come vi ho detto, è quella più intelligente, è quella più sofisticata, no? Filosofica. Vedrete poi la poesia di Yuri, che roba assurda che è. E come vi ho detto, in passato notate quanto Natsuki e Yuri siano molto vicine. Sono molto amiche. Si conoscono bene l'un l'altra. E non a caso Natsuki è l'unica che conosce le poesie di Yuri, no? E si sta riferendo proprio a lei. Lei sta parlando delle poesie strabilianti di Yuri. Ed è scoraggiante per lei. E questo si riflette in quello che facevano gli animali nella poesia di Natsuki. Ogni animale faceva qualcosa di incredibile. Grilli che saltano altissimo, le aquile che volano, i ghepardi che corrono velocissimo, i cavalli che gareggiano come nessuno mai. E lei no, lei non riesce, lei ci prova. Ma non riesce a fare quelle cose strabilianti. Però ho trovato il suo stile. La poesia di Natsuki era una poesia eccellente, perfetta. Se la presenti a un compito di poesia e il professore di letteratura, quello presente, non è un completo idiota, perché ci sono anche completi idiota anche nei professori, quella è una poesia dal massimo dei voti, o perlomeno, non ti dico proprio 10, ma almeno un 9 te lo meriti tutto per quella poesia, perché è impeccabile. Perciò ho voluto scrivere qualcosa al riguardo. Sì, capisco. Uno dei vantaggi di scrivere in modo semplice è che si dà un peso maggiore ai giochi di parole, che è quello che vi ho evidenziato io delle rime. Ad esempio, la mia poesia fa credere al lettore che si concluderà con una rima, ecco, vedi? Cosa che non succede, e quello ti dà il BAM! Proprio chiude, mette il punto a tutta la faccenda. Questo effetto aiuta a far risaltare le mie emozioni. Capisco che è quello che vi ho spiegato io prima. Credo che sia più profonda di quanto pensassi. Già. È questo che significa essere esperti, vedete con il dentino a punta da vampirozzo che molti di voi hanno già notato, che sta a indicare un po', ha un duplice significato il dentino a punta di Sayori, a ridaglie di Natsuki. Io ho in testa solo Sayori, perdonatemi, il dentino a punta di Natsuki, sta a indicare la bambinosità, l'essere pesantemente infantile di questo personaggio, perché i denti da latte, i denti che si hanno da piccoli, sono molto più appuntitini, sono molto più affilatini, così, e dà il che del dentino che cresce, no? Proprio da bambino, ma al tempo stesso dà un po' anche l'idea, un po' è una metafora dell'avere il dente avvelenato, dell'essere acidi, nervosi, no? Scontrosini, esattamente come lei, e il dentino appuntitino su di lei ci sta a pennello, per quanto sia un elemento
elemento descrittivo abusatissimo nella cultura manga, in tutti i disegni manga, anime, eccetera eccetera. Il dentino appuntitino, quando si dice qualcosa di tagliente, c'è sempre nella faccia del personaggio che lo dice, ed è azzeccatissimo, è una bomba. Badate che io ho criticato molto i dating sim e la cultura giapponese nei precedenti episodi, e voglio sottolineare che io non sono un hater, che è una parola idiotissima, e tutti quelli che si definiscono un hater di qualcosa sono dei completi imbecilli, perché non si può odiare, hater sta proprio per odiatore, non si può odiare qualcosa a prescindere o schifare qualcosa a prescindere, c'è sempre, o perlomeno nella maggioranza dei casi, c'è sempre qualcosa di bello anche in ciò che non ci piace. E attenzione, non sto dicendo che a me non piace la cultura giapponese, in realtà sono affascinatissimo da determinati aspetti della cultura giapponese, ma non nella sua totalità, ok? Ci sono molte cose che mi danno i brividi della cultura giapponese, che mi schifano, e tante altre cose che io rispetto e stimo veramente dal profondo, cose che non entreremo nei dettagli adesso, ma molte cose mi piacciono molto, tra cui la capacità espressiva ed artistica dei giapponesi è per certi versi unica nel mondo e alcune volte anche inarrivabile. È questo che significa essere esperti, ci dice lei con il dentino avvelenato. Sono contenta che tu abbia imparato qualcosa. Non te lo saresti mai aspettato dalla più giovane? Beh, direi di no. Ho deciso di darle corda con l'ultimo commento. In verità non do molto peso all'età, ma se Natsuki si sente orgogliosa, mi dispiacerebbe contraddirla. E ritorniamo alla scelta. Andiamo su Yuri, preparatevi perché Yuri avrà una poesia complicatissima come la personalità di Yuri. Bella Yuri, è la più bella di tutte, dai, Yuri esteticamente quando ti si presenta è proprio bella, c'è un cavolo da fare. Yuri, leggi la nostra poesia. Ancora silenzio. Yuri fissa la poesia. Passa un minuto, molto più tempo di quanto le serva per finire di leggere. Scusa. Mi sono dimenticata di iniziare a parlare. Ma che frase è? Mi sono dimenticata di iniziare a parlare. Tranquilla, non devi sforzarti. Non mi sto sforzando, devo soltanto convertire i miei pensieri in parole. Questo è un modo di evidenziare l'intelligenza di Yuri. Le persone estremamente intelligenti, guarda caso, spesso hanno problemi sociali, nel senso hanno problemi di interazione sociale, e spesso quando si ha un surplus di qualcosa se ne esterna una mancanza. Ok, ho fatto un discorso complicato, aspettate, ti faccio un esempio. Oddio, questo potrebbe sembrare un po' presuntuoso, va bene, però è la realtà, lo dico ragazzi, non voglio suonare presuntuoso, però quando ero piccolo io balbettavo, quando ho iniziato a parlare balbettavo tantissimo, ma proprio proprio una roba assurda, e i miei erano molto preoccupati, nel senso si allarmarono un po' di questo mio balbettare e mi portarono da uno psicologo per bambini per cercare di capire perché io stessi balbettando, no? E ovviamente questo medico li tranquillizzò dicendo, ho parlato medico perché in realtà non era uno psicologo, era uno psichiatra, stavo cercando la parola giusta, hanno un nome gli psichiatri per bambini ma non mi viene adesso, non ci voglio perdere tempo, comunque li tranquillizzò dicendogli che io in realtà stavo balbettando non perché avevo problemi a parlare, ma perché in realtà avevo già troppe cose da dire e quindi non riuscivo a mettere insieme tutte le cose che volevo dire e balbettavo, facevo casino, capito? E lui gli disse, state tranquilli che questa cosa passerà da sé con il tempo, quando lui avrà, diciamo, sviluppato il cervello a tal punto che gli permetta di dire tutto quello che vuole dire. Cioè, lui sta cercando di dire più cose di quelle che può per la sua età, no? E quindi va nel panico. Se ciò non dovesse succedere nei prossimi mesi / un anno, prendetegli un cane, ok? E non entro nell'argomento del perché suggerì di prendere un cane, ma fu un consiglio eccezionale. Non ce ne fu bisogno, nel senso, perché io poi i cani li ho sempre avuti e comunque nel giro di qualche mese poi smisi completamente di balbettare, grazie al cielo non ho più balbettato, però anche qui era per farvi l'esempio di quello che volevo spiegarvi, cioè quando ti frulla troppa roba in testa è difficilissimo esprimerla,
è molto più difficile esprimersi bene quando hai tanto da dire che non quando non hai da dire una sega, perché hai il cervello con il vento e le palline di paglia che rotolano. Ecco, è molto più facile esprimersi in quel caso che non quando hai tutte quelle robe in testa. E questo sta a evidenziare l'enorme intelligenza di Yuri, che non è più una bambina come nel mio caso. Io ero un bambino, avevo tipo, 3 anni, 4 anni, una roba del genere. E Yuri invece è una ragazza adulta, è la più grande, matura e sviluppata di tutte. Quindi se continua ad avere questi problemi è perché lei in testa ha davvero tanta roba. E lei, leggendo la nostra poesia, vai a capire che quantità assurda di pensieri gli è venuta in mente, che quante cose vorrebbe dirci, ma non riesce, si è incasinata e deve convertire i suoi pensieri in parole. Un attimo solo, vedete, si prende anche del tempo. Ok, ce l'ha fatta. È la prima volta che scrivi una poesia, giusto? Vedete come mette le mani dietro la schiena? Sì. Perché me lo chiedi? Per sicurezza. Ho iniziato a sospettarlo dopo averla letta. Ah, quindi fa schifo? Noi abbiamo già tratto le conclusioni. No. Oh, mi è partito il click, scusate. Ho appena alzato la voce, perché lei ovviamente per dire no ha tipo urlato un po' troppo. Scusami, si imbarazza tantissimo e si rimette in questa posa carinissima con i capelli in mano. Yuri si copre la faccia con le mani, vedete? Ve ne avevo già parlato di questa cosa. Oramai sono passati svariati minuti, la conversazione non sta affatto decollando. Forse Yuri ha bisogno di un po' più di tempo per sentirsi a suo agio con persone nuove. Tranquilla, non ci ho fatto caso. Che stavi dicendo? Ecco, di solito gli scrittori in erba tendono a scrivere in un certo modo. Ed essendoci passata anch'io, diciamo che ho imparato a notare questi elementi. Ciò che noto più spesso negli scrittori neofiti è che cercano di mettere in evidenza il loro stile. Attenzione, questa è un'altra roba verissima che sembra che ce la stia dicendo Dan Salvato, eh? Questa è la pura realtà. Gli scrittori neofiti cercano di mettere in evidenza il loro stile. In altre parole, pensano allo stile e al contenuto come due entità separate e poi tentano di unirli. E così finiscono solo per impoverire sia lo stile che l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del discorso, è quasi come se diventasse un'altra persona. Non balbetta più e ha tutta l'aria di un'esperta. Bellissime queste digressioni sulla psicologia dei personaggi. Naturalmente non è una colpa, continua Yuri. Esistono una miriade di stili e tecniche anche solo per scrivere una semplice poesia. Probabilmente la parte più difficile non è trovarli e svilupparli, bensì fare in modo che funzionino bene insieme. Mamma mia, anche questo quanto è vero. Magari ci vorrà del tempo, ma facendo pratica, imparando dagli esempi e provando cose nuove, ci riuscirai. Spero che le altre ti diano delle opinioni utili. Spero che anche le altre ti diano delle opinioni utili, cosa che non hanno fatto. Anche se Natsuki potrebbe essere un po' prevenuta a riguardo. Perché? Perché qui stiamo parlando di stili e robe complesse e complicate, no? E sappiamo come la pensa Natsuki riguardo a ste robe. Lei punta dritta alla semplicità e non gli piace quando gli altri fanno cose articolate. Ecco perché Yuri ha avuto questa espressione. Prevenuta? In che senso? Notate però come di nuovo si conferma quello che vi dicevo, come Yuri e Natsuki siano molto vicine l'una con l'altra, molto strette, molto amiche e si conoscano molto bene loro due. Prevenuta? In che senso? Lasciamo perdere. Non dovrei parlare degli altri in questo modo. Scusa. Tranquilla. Non riesco a capire se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa, a me o a Natsuki, vedete? Molto probabilmente lo sta chiedendo a tutti e tre. Ti dispiace se leggo la tua poesia? Gli chiediamo. Certo che no, ne sarei felice. Mi piacerebbe parlarti di tutti i ragionamenti che ci sono dietro. Yuri sorride con aria sognante, come se per lei fosse un'opportunità rara. Il che è abbastanza buffo. In fin dei conti, questo non dovrebbe essere un club di letteratura? Ma sappiamo che fino ad ora non lo facevano. E voilà, prima cosa. Musica. Sentite quanto è complessa qua la stratificazione armonica, la quantità di strumenti, la polifonia che creano. Sentite che roba. Moltissimi strumenti, moltissimi suoni. E l'armonia si accavalla fino a creare la melodia perfetta. Però, come qui,
Sempre solito tema, sempre solita canzone. Inoltre non solo c'è questo spessore, questa complessità nella struttura della canzone, ma anche gli strumenti utilizzati sono molto complessi. Archi, triangoli. Sentite che roba. Corde pizzicate. Tanta roba, eh? Questo sta a evidenziare la complessità del carattere, della psicologia di Yuri. È una ragazza molto intelligente, molto complessa, molto sofisticata, esattamente come questa canzone. L'uso di strumenti classici della musica classica non è un caso. E così possiamo subito andare a notare anche la sua calligrafia, in questo caso il font che è stato usato, che anche questo la rispecchia. Sembra quasi, e dico quasi, che sia stato scritto con una piuma, con l'inchiostro e la piuma. Vedete com'è? Che bello, ma che bello, non è una penna normale questa, eh? È proprio, sembra proprio la scrittura con la piuma questa qua. Anche perché lo si può notare dalle lettere staccate l'una con l'altra, malgrado stia scrivendo in corsivo. Questa era una tecnica che si usava molto con la piuma, perché l'inchiostro spesso che stava sulla punta della piuma non ti bastava per fare più di una lettera, e quindi alcune volte, la maggior parte delle volte, insomma, si faceva una lettera per volta anche in corsivo, e veniva fuori questa scrittura simile qua. Molto molto bello, ragazzi, molto molto bello. Ma anche la poesia è un casino, è molto complessa, molto complicata. Andiamo a leggerla. Spettro sotto la luce, si intitola. I boccoli dei miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato. Mi immergo. Deve essere questo, l'unico lampione che ha resistito alla prova del tempo, l'unico che ancora non è stato rimpiazzato dalla disgustosa tinta blu verdognola del futuro. Mi immergo, con calma, respirando l'aria del presente ma vivendo nel passato. La luce tremola e io tremulo di rimando. Ora, questa è una delle poesie più complesse dell'intero gioco, soprattutto a livello di linguaggio, e questa è, immagino, la poesia che avrà fatto bestemmiare i traduttori più di tutti, perché effettivamente ci sono alcune cose che non potevano essere tradotte in maniera letterale, e difatti ci sono alcune piccolissime incongruenze, o meglio, più che incongruenze, ci sono alcune parti che in italiano non rendono affatto come invece rendono in inglese. E non credo che questo sia colpa della scarsa, come dire, bravura dei traduttori, che non è proprio questo il caso, sono stati dei fenomeni a tradurre sto gioco, ma è proprio un problema linguistico qua. Ci sono parole in inglese che non possono essere tradotte in italiano con una parola, e dato che stiamo parlando di una poesia, una parola singola non puoi tradurla in una frase, perché andresti a rovinare completamente la metrica e quindi di conseguenza il senso della poesia. Mi sto riferendo soprattutto a questo "mi immergo". Questo non ci sta, nel senso, in inglese era bathing, scusate per la mia pronuncia orrida dell'inglese, ma sarebbe proprio bathing, tipo mi immergo nel bagno, nella vasca da bagno, ok? Nell'acqua dove faccio il bagno. Noi non abbiamo in italiano una parola per descrivere con una sola parola questo concetto. Gli inglesi sì, hanno bathing, noi no. Mi lavo non avrebbe avuto lo stesso senso, capite? Mi lavo è proprio l'atto di lavarsi, di togliersi lo sporco di dosso, che avrebbe dato completamente tutto un altro senso alla poesia. Così come metterci qua "mi immergo nella vasca da bagno", sarebbe venuta una frase lunghissima che avrebbe cambiato la metrica della poesia e avrebbe dato tutto un altro senso. E quindi qui i traduttori si sono trovati, diciamo, nei guai, alle strette, nel dover tradurre questa roba, e hanno scelto alla fine di sintetizzare il tutto con un "mi immergo", che non basta per esprimere il concetto che si esprime in inglese, ma che purtroppo era indubbiamente la cosa migliore che potevano fare qua. Però ci tengo a sottolinearlo, avendolo già giocato anche in inglese, questo "mi immergo" non dovete leggerlo come "mi immergo in chissà cosa", nella lettura, nei miei pensieri, nelle mie fantasie. Dovete pensarlo come un "mi immergo nella vasca da bagno". Lei, immaginatevi, come vi dicevo, dovete, quando leggete una poesia, figurarvi le immagini come un video nella vostra testa, e questo "mi immergo", immaginatevi lei, probabilmente nuda, e anche questa è penso un'immagine voluta da questa poesia, perché Yuri è spesso molto provocante a livello sessuale, che si immerge in una vasca da bagno. Io me la immagino con la schiuma che gli copre le parti del corpo, in modo da, giusto proprio per non essere volgari,
E questo è questo concetto qua. Altra cosa che è molto meglio del mi immergo, sia chiaro, ma anche questo è un po' borderline, è un po'... è questo, la luce tremola e io tremolo di rimando. In inglese era flicker, che flicker può essere inteso come tremolio, cioè è corretto, tremola tradotto a flicker, ma il flickering riferito alla luce, il light flickering, è quando tipo la luce fa tipo un contatto, no? Presente tipo le lampadine nei film horror che fanno quel zzzzzzz che si accendono e si spengono, ma non è che proprio si accendono e si spengono, la luce aumenta e diminuisce di intensità, no? Che è alla fine un tremolio, ma in inglese rende meglio, cioè si indica proprio quello quando si usa flicker sul riferito alla luce, no? E lei tremola di rimando, lei fa il flicker di rimando, anche lei scompare e riappare di rimando, in quanto fantasma. Andiamo un attimo ad analizzare questa poesia complessissima, ma così complessa che io sono sicuro di non essere in grado ad analizzarla alla perfezione da solo. Qui mi piacerebbe avere ancora la mia professoressa di letteratura qui con me a spiegarmi un po', perché lei ci tirerebbe fuori cose meravigliose da questa poesia, cose che io non sono in grado di fare, ma vi prometto che farò del mio meglio. Allora, andiamo ad analizzarla. Qui stiamo parlando di una poesia che si intitola Spettro sotto la luce, un fantasma sotto la luce. I boccoli dei miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato della luce, che qui si riferisce direttamente al titolo. E qui devo fare un altro appunto che mi ero dimenticato. Boccoli in inglese è descritto con la parola tendrils, che non solo significa correttamente boccoli se riferito ai capelli, ma tendrils in inglese significa anche viticci. I viticci tentacolosi classici degli hentai anime, no? Le ragazzine che vengono violentate sessualmente da quei tentacoli simil polpo, oppure più spesso sono anche tipo quelli erbacei, no? Tipo come l'edera, cose così. È una perversione strana che hanno i giapponesi, sessuale, gli attizza tanto vedere tipo le ragazzine che vengono violentate da ste cose immonde. C'è già il fatto di trovare eccitante quella roba lì, a me mi sconcerta proprio. Oddio, come fai a eccitarti a vedere già una ragazzina che viene violentata contro voglia? Proprio, che cosa brutta, cazzo. Però boh, anche sta storia dei vitici, dei tentacoli, boh, vabbè. Comunque lei allude a sti tendrils e lo farà più di una volta nel corso del gioco. Noi purtroppo lo giochiamo in italiano e quindi lo vedremo sempre come boccoli, e in altre situazioni lo vedremo come viticci, se non sbaglio. Ma è chiara l'allusione sessuale, come vi dicevo, Yuri è molto esplicita a livello sessuale, anche perché è la più matura e quindi di conseguenza anche la più sessualmente sviluppata, la più pronta, ecco, diciamo. E quindi fa ogni tanto queste allusioni a queste cose fortemente sessuali. Volevo farvi notare anche questo. Insomma, i miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato della luce a cui si riferisce il testo e lei si immerge. Quindi è nel bagno, sta facendo il bagno mentre che questo accade. Deve essere questo l'unico lampione che ha resistito alla prova del tempo, la luce del suo bagno. Quindi è una metafora per dire che il suo spazio personale è quello che ha resistito alla prova del tempo, l'unico che ancora non è stato rimpiazzato dalla disgustosa tinta blu verdognola del futuro, perché è ancora giallo, no? Il bagliore ambrato si riferisce lei, mentre la tinta blu verdognola del futuro sta a indicare un po' i neon, quelli che si usano tanto nello sci-fi, no? Nelle cose futuristiche, se ci fate caso, le luci, non so per quale motivo, una scelta artistica che è radicata anni e anni indietro, si tende a usare come colore predominante il blu verdognolo, effettivamente. Molto, molto bella anche questa. Mi immergo di nuovo nella vasca da bagno, forse addirittura ancora più in profondità, con calma, respirando l'aria del presente, ma vivendo nel passato. La luce tremola e io tremolo di rimando. Lei è un fantasma, no? Si sta riferendo a se stessa come un fantasma, ma non nel senso perché è morta. Pensate a un fantasma, cos'è un fantasma? È un'entità effimera, sfuggevole, qualcosa che c'è ma non si vede, no? Che la gente
ignora, che la gente non riesce a vedere, non riesce a capire, perché spesso il fantasma ha delle intenzioni che all'essere umano sono ignote, sono indecifrabili, no? E lei si identifica come un fantasma, come un qualcosa che passa davanti agli occhi delle persone come invisibile, come non notato dagli altri, come sfuggevole, come che c'è e non c'è, ok? E al tempo stesso difficile da capire come è lei effettivamente. Ma non solo, con calma, respirando l'aria del presente, ma vivendo nel passato. Perché è quello che fa un fantasma, ragazzi. Un fantasma rimane, nel senso letterario del termine, rimane nel presente, perché dopo che... Cos'è un fantasma? Quando una persona muore diventa un fantasma e rimane lì invece di andare nell'aldilà. Questa è la classica concezione del fantasma, no? E il fantasma rimane nel presente, quindi respira l'aria nel presente, perché invece di andare nell'aldilà rimane nel nostro mondo, rimane nel nostro presente come fantasma, ma continua a vivere nel passato. Perché? Perché cosa fa un fantasma? Continua a perpetrare ciò che è rimasto in sospeso in vita, che non è più il suo presente, perché il fantasma non è più vivo, è morto. Quindi fa parte del passato. Era vivo una volta e continua a fare ciò che faceva quando era vivo, o tenta di risolvere i punti in sospeso del passato, di quando era vivo. È meravigliosa questa roba, capite? Cioè, è proprio una bomba, 10 lode. E poi, alla fine, la poesia si conclude con la luce tremola. Ricordatevi, immaginatevi questa lampadina che fa quel zzz, 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 che tipo si accende, si spegne, aumenta e diminuisce di intensità. E io tremolo di rimando, perché la luce che tremola è quella che lei definiva come la luce ambrata, che poi ha definito come l'unico lampione che ha resistito alla prova del tempo, l'unica fonte di luce che è rimasta come era un tempo, l'unico spazio che a Yuri è rimasto caro, che a lei è rimasto confortevole. E questa luce che non è cambiata, questo posto, questo luogo, perché la luce è ovviamente solo una metafora del luogo in cui lei è, della sua situazione, no? Che è riuscita a resistere alla prova del tempo, sta finendo. La luce tremola. Quando le lampadine tremolano, flickerano, cioè si accendono e si spegnono, fanno quel gzz, 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 stanno per andare, stanno per fulminarsi. E di conseguenza, e io tremulo di rimando. Se quella luce se ne andrà, l'ultima luce che è rimasta a Yuri, l'ultimo luogo che è rimasto caro a lei, il suo intimo bagno, lei se ne andrà, anche lei, si spegnerà insieme alla luce. È bellissima questa roba, ragazzi, è bellissima. Io non so se sto riuscendo a passarvi, a riuscire a trasmettervi la passione di sta roba. È una bomba, queste poesie sono da 10 lode. Ma non solo, se andiamo ad analizzare ancora più profondamente questa poesia, noi intuiamo dal fatto che lei si immerge, lei bathing, no? Lei si immerge nel bagno, lei è nel suo bagno, il bagno dove si ha la vasca da bagno è il momento più intimo, più dove si è a proprio agio, dove si è rilassati, no? È questo il senso finale di questa poesia, ovvero che Yuri, per via della sua incredibile complessità a livello caratteriale, a livello di personalità, è come un fantasma, lei si reputa come un fantasma, le persone non la capiscono e le persone di conseguenza, quando non capiscono qualcosa, ne hanno quasi paura, no? No, senza quasi, quando non si capisce qualcosa se ne arriva piano piano ad averne paura e la ignorano, non la vedono, non riescono a vederla per quello che è davvero. E se qualcuno non ti vede per quello che sei davvero, non ti vede, come se non ti vedesse del tutto. Non so se vi è mai capitato che qualcuno vi fraintendesse, come persona intendo, che magari il primo impatto, no, che è il più importante con una persona, vada male per un qualche motivo e la persona si faccia un'idea sbagliata di voi, ed essendo il primo impatto la base più solida della reputazione che ci si fa di una persona, quel primo impatto ce lo si tira dietro per molto tempo e si arriva a considerare quella persona nella maniera sbagliata per molto tempo, fino a che, sperando, qualcosa non cambi, no? Se vi è mai capitato che qualche persona
amici o conoscenti o compagni di scuola o di lavoro si facessero una reputazione sbagliata di voi e vi reputassero per quello che voi in realtà siete convintissimi di non essere, vi renderete conto che ogni qualvolta quella persona vi parlerà, interagirà con voi, si comporterà in una maniera strana. Perché è come se non stesse parlando a voi, stesse parlando a un'altra persona in cui voi non vi riconoscete, perché lui non vi ha capito. E quindi non sta parlando con voi. Il vero voi è completamente ignorato in tutta quella faccenda ed è come se non esistesse. Ed è questa la metafora di spettro, di fantasma, che abbiamo in questa poesia. Ed è questo che prova Yuri quando le persone parlano con lei. Proprio, 10 lode. E questo aspetto che non viene capito dalle persone, che la rende un fantasma, è il suo lato più intimo, ovvero che lei rappresenta con una metafora del bagno, no? Il bagno in cui lei si lava, perché il bagno è la parte più intima della casa, la parte più personale, no? Dove si fanno le cose più personali, si fanno i bisogni, ci si lava, eccetera, eccetera. E ha paura, non è che ha paura, è quasi rassegnata al fatto che tutto questo prima o poi finirà, cioè che anche quel suo piccolo spazio personale, quella sua parte dentro più delicata e introversa andrà perduta nel nulla, nell'infinito eterno del tempo, perché la luce si sta spegnendo, no? Cioè, la luce non si sta spegnendo, la luce è condannata a spegnersi, a fulminarsi, prima o poi. E questo perché? Perché quando tu sei, questa è una roba psicologica accertatissima, tu sei ciò che gli altri reputano che tu sia. Tu sei ciò che gli altri pensano di te. Quando nessuno pensa niente di te, tu non sei niente agli occhi degli altri in un ambiente sociale. E se le cose continueranno così, Yuri continuerà a rimanere chiusa in se stessa, nel suo essere rinchiusa nel suo piccolo mondo interiore, Yuri finirà per... anche quel piccolo mondo piano piano si scomparirà nel tempo, fino a non lasciare più niente. E anche questa poesia parla di arrendevolezza, parla di rassegnazione, esattamente come quella di Natsuki. Guardate un po', due amiche, come vi ho fatto notare, due persone molto vicine, entrambe che hanno scritto una poesia completamente diversa, perché quella di Natsuki era semplicissima, questa è complessissima. Io sono sicuro che ci si può tirare fuori molto di più qua, ripeto, ma questo è il meglio che so fare, ragazzi, perdonatemi. Ma lo stesso identico concetto. Entrambe le poesie parlano di arrendevolezza, rassegnazione. Ha un qualcosa di inevitabile che va al di fuori delle forze della persona. Ora, chiudiamola perché qua, ragazzi, è venuto un video lunghissimo. E come vi ho detto, probabilmente c'è qualcosa di ancora di più, ma non posso dire altro. Yuri sta un attimo in silenzio. Mi dispiace, so che ho una brutta grafia. In realtà è bellissimo. Cosa? Non l'ho neppure pensato. Ma ci hai impiegato così tanto a leggerla. Ah, beh, è che non leggo spesso. A dire il vero, trovo che tu abbia una bella scrittura. Che sollievo. Era preoccupata questa roba. E la tua poesia mi piace. Anche se è breve, è molto descrittiva. Non è troppo breve? Di solito ne scrivo di più lunghe. No, va bene così. Sono contenta che ti piaccia. Sarò onesta. Dato che è la prima volta che ci scambiamo poesie, volevo scrivere qualcosa che fosse un po' più leggero, cioè qualcosa... In inglese qui usa mild, cioè nel senso più sempliciotto, nel senso banale, mediocre, no? Alla faccia, mi immagino quando scrive roba complessa, già sta roba qui era ad una complessità fuori di testa. Qualcosa che fosse facile da comprendere, direi. What the fuck, è la più difficile di tutti, è difficilissimo da comprendere sta poesia. Io, sia chiaro, non è che io la prima volta che ho letto sta poesia sono riuscito a capire tutto quello che vi ho detto adesso, ragazzi. L'avrò letta 20, 30, 40 volte quella poesia, l'ho analizzata con cura, ci ho perso tempo, io dietro a sta roba per arrivare a farvi i ragionamenti che vi faccio spesso, dietro ai miei video c'è preparazione, nel senso io non recito mai, non mi preparo le robe a puntino, però mi preparo, diciamo, culturalmente a ciò che vado poi a esprimervi, no? A parlarvi. In questo caso, se io devo parlarvi della poesia di Yuri, non è che posso arrivare quando si legge la poesia di Yuri faccio
Bella, però ancora non ci ho capito niente, ragazzi, mi dispiace, scorriamo, andiamo avanti. Eh no, perché io devo analizzare quella poesia, quindi prima di arrivare a fare l'episodio in cui vi leggo la poesia di Yuri, io devo averla capita bene. Quindi l'ho letta, riletta e tutto. Non vi demoralizzate se voi leggendo una poesia del genere non ci avreste capito neanche la metà di quello che ci ho capito io. È normale, anche perché le poesie, come tutte le forme d'arte, sono una roba tecnica e capirle è un'abilità che si sviluppa nel tempo. Cioè, come tutte le abilità, bisogna imparare a farlo, e se non lo si fa, non si impara mai. Non si nasce imparati, non c'è nessuno al mondo che gli dai una poesia davanti, non ha mai visto una poesia in vita sua e ve la analizza e tira fuori il concetto di quella poesia. È una cosa che si impara a fare, dovrete farlo, e se lo fate vedrete che poi avrete dei risultati e delle grandi soddisfazioni. Ma andiamo avanti. Qualcosa che fosse facile da comprendere, direi. Ti piacciono gli spettri, Yuri? Il nostro protagonista non ci ha capito una sega. Lei fa ah, nel senso sì. In realtà la storia non riguarda affatto uno spettro, Cencio. Davvero? Temo di non aver capito, allora. Beh, in fin dei conti l'hai solo letta di sfuggita. Vedete, anche Yuri ci dice sta cosa. Non basta leggere di sfuggita una poesia per capirla, va approfondita. Ricorda però che spesso i poeti esprimono i propri pensieri, sentimenti ed esperienze attraverso le loro opere. Di solito non si limitano a raccontare una storia o a dipingere un quadro. Magari in questo caso la protagonista viene solo paragonata simbolicamente a uno spettro, come con una metafora, come vi ho detto io, no? Attaccata a quello che rimane della sua zona di comfort, vedete il bagno, come vi avevo descritto io, incapace di lasciarsi il passato alle spalle e sul punto di perdere ogni cosa, sul punto che l'ultimo lampione di luce si sta per spegnere, sta per fulminarsi definitivamente, ecco, non per spegnersi. Raccontata così è molto più d'impatto, dice il nostro protagonista. Non ci avevo nemmeno pensato. Impressionante. Questo sta a farci... Dan Salvato qua vuole insegnarci che all'inizio la poesia potrà sembrarci una cosa brutta, una cosa banale, che è il motivo che porta le persone a non apprezzare la poesia e a non trarne godimento, perché vi giuro, l'arte è prima di tutto un godimento. Qualsiasi forma d'arte vi dà un godimento personale, all'anima proprio, così come il piacere che vi dà la vostra canzone preferita, quell'insieme di emozioni bellissime che vi suscitano dentro, quel godere, tutta l'arte può darvelo, anche un quadro. E voi direte, cazzo, addirittura si può arrivare a provare quella sensazione di godimento come ho con la mia canzone preferita guardando un quadro? Sì, si può fare. Quando arriverete davvero a capire quella forma d'arte, che in questo caso è la pittura, arriverete ad averne quella forma di godimento, così come per la poesia. È questa la cosa bella. Ed è bellissimo che Dan Salvato cerchi di far capire questo concetto al giocatore, che all'inizio non è così facile. E all'inizio non se ne tira fuori niente e ti pare tutta un po' una cazzatina, quando invece non lo è. Non è nulla, sul serio, però sono felice di sapere che la pensi così. Tieni a mente che non ci vorrà molto prima che anche tu ci prenda la mano. Già, forse hai ragione. Immagino che debba solo continuare a provare. Conto su di te. E qui ci rimane l'ultima poesia, quella di Monica. Adesso è venuto un video abnorme, ma non volevo tagliare in punti sgradevoli e lasciare conti in sospeso, quindi la chiudiamo qua. Nel prossimo episodio andremo a leggere l'ultima poesia, che è quella di Monica, che, come vi ho detto, è bella tostarella. Alla prossima.